tiro in quella rete, incredibile! Coniglio tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata di Handball Talk, il podcast dedicato alla pallamano italiana. Io sono Matteo Aldamonte, subito un saluto al mio compagno di viaggio, a Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ciao a tutti. Gigi, visto che ci hai giocato insieme a più volte, anche in nazionale, oltre che a Trieste, a te l'onore. Guarda Matteo, purtroppo questa è una frase che mi hai ricordato più volte, dato che ci hai giocato insieme. Sì, ho avuto l'onore di presentare tantissimi giocatori con i quali ho giocato insieme. Oggi probabilmente presento il giocatore dei giocatori, Alessandro Tarafino. Ciao Gigi. Ciao Tara. Ciao Matteo. Ciao. Sei a Conversano, a casa? Sì, sono a Conversano, sì. Come hai passato questi mesi senza palla a mano, di costrizione senza palla a mano, no? Per mister palla a mano, perché il tuo soprannome è rimasto quello anche da allenatore del Conversano, oltre che poi prima da giocatore, com'è stare senza palla a mano? Decisamente brutto. Non è sicuramente una situazione piacevole, soprattutto per quello che stiamo vivendo un poco tutti, no? Questo ci ha costretto a cessare un po' le nostre attività, un po' di tutti, poi nel nostro sport in particolare, insomma, siamo completamente fermi per adesso, aspettiamo che ci dicano qualcosa per provare a ripartire diciamo in sicurezza dalle prossime settimane, speriamo. Assolutamente sì. Nelle condizioni attuali non avete neanche provato a rimettere in piedi un po' di attività, o sì, a Conversano? Ma guarda, adesso abbiamo fatto, finché c'era il lockout, abbiamo fatto degli allenamenti individuali, ci siamo mantenuti in contatto e forse ci siamo allenati più in quel periodo che adesso in pratica. Ora che ci potremo vedere a piccoli gruppi, potremo frequentare anche luoghi chiusi probabilmente. Adesso inizieremo, sto programmando un po' con la nuova stagione. La nuova stagione è previsto anche la ripartenza, diciamo la pre-preparazione. Gigi, sarà importante, no? Poi ripartire, non lo so, forse ancora prima a iniziare a lavorare, viste anche un po' le limitazioni che ci saranno ancora nel lavoro di squadra e poi legato al fatto che le squadre sono state ferme tanto tempo. Eh sì, è importantissimo. Sì, secondo me la ripartenza, chiaramente tutti quanti cerchiamo e auspichiamo la ripartenza nel più breve tempo possibile. Però quando si ripartirà sicuramente i nodi verranno al pettine. Quindi io ascoltavo con piacere quello che diceva Alessandro Tarafino quando parlava di tanto lavoro fatto, quindi tanta lente in cascina messa dai suoi ragazzi e della sua società in questo periodo. Perché? Perché quando si ripartirà probabilmente non ci sarà tanto tempo per poter ricoprire questo periodo di inattività, quindi chi si è fermato completamente farà fatica a ripartire, nonostante magari ci sarà un mese di preparazione o pre-preparazione. Quindi sicuramente lui, che è stato un giocatore, non lo possiamo neanche descrivere, perché è stato mister pallamano, come giustamente ricordato, quindi di livello immenso, sa quanto è importante non fermarsi mai. E l'ha dimostrato anche quando ha parlato di programmazione della sua squadra. Certo, Tara? Sì, è giustissimo. Stavo cercando di preparare degli allenamenti innanzitutto per riprendere un po' con la confidenza, anche con la palla, e soprattutto anche di tecnica individuale, approfittare di questo periodo proprio per fare delle cose che normalmente durante una stagione non riesci a curare così in maniera dettagliata. E poi ovviamente sì, tutta l'importanza che riveste il fattore condizionale della forma atletica, che bisogna sempre in un qualche modo mantenere, perché è importante per qualsiasi atleta di qualsiasi livello, insomma, mantenere una certa condizione per quanto sia possibile, per poi ripartire con maggiore sicurezza anche per quanto riguarda la questione di infortuni, di legati anche a
ripartire, insomma, senza farsi del male, ecco. Cioè, certo, fuori di dubbio. Vai Gigi, vai. Sai cosa ti volevo chiedere, Tara? Hai visto sicuramente in questo periodo, in questo lockdown, abbiamo anche snocciolato questa cosa nelle altre trasmissioni, di quanto sia stato frizzante il mercato, no? Nel mondo della pallamano italiana. Probabilmente c'è stato tanto tempo per instaurare contatti, per fare telefonate, molto più di quanto non ce ne sia normalmente durante una stagione normale. Quindi tanti cambiamenti ci saranno nel prossimo anno. E per fare una liaison tra l'anno scorso e quest'anno, che campionato hai visto lo scorso anno e che campionato ti aspetti il prossimo anno in virtù di tutti questi spostamenti? Ma guarda, il mio timore inizialmente era quello di poter assistere quest'anno a un campionato molto ridimensionato, ma dopo, appunto, l'hai detto bene tu, dopo tutti questi movimenti che sto vedendo, anche in positivo probabilmente, e credo proprio che sarà un altrettanto bel campionato come quello dell'anno scorso, anzi forse è ancora più bello. E infatti sembra tutt'altro che ridimensionato, anzi sembra che ci sia stata una corsa al rinforzarsi un po' a destra e a manca. Sì, in totale controtendenza. In questo, Tara, questa è una domanda che abbiamo fatto anche in altre occasioni, poi parliamo più specificatamente del Conversano, ma in questa domanda c'entra anche il Conversano, che è una squadra che in questo momento ha visto partire diversi giocatori importanti che formavano l'ossatura dell'anno scorso. Secondo te cambierà un pochettino la mappa delle prime 3-4 squadre rispetto alla classifica che abbiamo visto negli ultimi due anni, visto anche il fatto, il rafforzamento in questo momento abbastanza forte, incisivo, soprattutto di Bressanone e di Sassari? Beh, queste due squadre anche l'anno scorso stavano facendo bene, tanto è vero che Sassari alla fine è finito anche quarta, quindi è la testimonianza che già il processo di crescita era in stadio avanzato. Il Bressanone anche sì, ha avuto momenti di flessione, probabilmente dovuto alla anche la non troppa continuità nei risultati e forse alla panchina un poco corta rispetto alle prime in classifica, e si sta rinforzando proprio per evitare questo tipo di problematiche, quindi essere più continuo anche come rendimento probabilmente. E sì, queste due squadre sicuramente sono imparate, ma io non escluderei anche altre squadre anche storiche, comunque, che sono sempre molto attive in questo periodo sul mercato, quindi sono certo che si comporteranno bene anche la prossima stagione, e quindi sono contento di questo fatto, perché il mio timore, dico, era quello di poter assistere a un campionato molto, molto ridimensionato a livello tecnico, invece probabilmente sarà un altrettanto bel campionato, e sono felice di questo. Invece per quanto riguarda il Conversano, ti trovi quasi a dover ricostruire la linea dei terzini, ma soprattutto, lo sottolineavamo nella trasmissione scorsa, il lavoro di anni, che è un lavoro tuo da centrale a centrale a mio avviso su i balli, è un lavoro da rifare adesso con un nuovo centrale, no? Da individuare come mente del gioco del Conversano. Probabilmente De Giorgio ce l'hai già in casa, ma insomma è un giovane, quindi è tutto da costruire. Sì, questo è un tasto dolente, perché ci tenevo molto ad Ardian, ma anche agli altri ragazzi, ma ad Ardian in particolare, che è stato con me tanti anni, e proprio nel momento più bello, diciamo, per lui anche, perché stava assumendo una certa caratteristica da leader, e comunque stava diventando un piccolo tarafilo. Tara, diciamo la verità, tu sei molto riservato, sei una persona molto riservata e sei una persona quasi timida, no, fuori dal campo, ma la verità è questa, che lo stavi plasmando nel migliore dei modi, quindi già aveva delle qualità indiscusse, e poi nelle tue mani plasmato come pongo, mi sembra di capire, o no? Ma questo è il mio lavoro, diciamo, è quello, certo, che devo fare io, cercare di far migliorare tutto.
tutti i giocatori. Chiaramente lui, essendo centrale, aveva più ruolo. C'era un'affezione particolare, no? Una predisposizione. Sì, esatto, era una cosa particolare, diciamo che mi riusciva ancora meglio a potergli suggerire certe cose, però devo dire che Ardian è un ragazzo eccezionale, è un grande merito a lui, perché ha veramente una caratteristica che a noi allenatori non può solo che far piacere, insomma. È un combattente nato, è molto motivato, ambizioso, e quindi si deve accettare anche questa scelta che ha fatto di cambiare, insomma. Ecco, però adesso il lavoro è tanto, non solo chiaramente in quel ruolo, no? Perché i giocatori in uscita sono stati tanti, almeno in entrata chiaramente ci saranno, immagino, delle ufficialità. Non so se ti puoi sbottonare più di tanto, però immagino che starai lavorando fianco a fianco col presidente Roscino per costruire, comunque per in qualche modo puntellare la squadra. Guarda, sono convinto che anche Conversano ha una certa tradizione, negli anni siamo abituati anche a un certo tipo di livello, e quindi sono convinto che cercheremo di mantenerlo. E sicuramente c'è un ridimensionamento nel budget, e questo è dovuto alla situazione generale che si è creata in tutta Italia, e questo probabilmente è stato la causa per cui certi giocatori abbiamo dovuto lasciarli andare, hanno cambiato squadra. E ovviamente cercheremo di rimpiazzarli con altrettanto bravi giocatori. Forse la scelta che faremo quest'anno sarà indirizzata più a avere, diciamo, un 7, un 8 giocatori massimo di livello, e il resto, diciamo, fare spazio ai giovani che ci sono anche qui al Conversano, che stiamo cercando di tirare avanti, anche crescere anche loro. Quindi per quest'anno abbiamo fatto questo tipo di scelta. Poi non è detto che l'anno prossimo si ritorni magari in una condizione normale e quindi si possa ritornare a prendere, a completare tutta la rosa. Eh sì, assolutamente, quindi io sono convinto comunque che il Conversano saprà e farà bene, perché è una piazza importante, perché ha una società fatta di persone intelligenti e competenti, quindi nonostante l'oggettivo ridimensionamento dovuto a delle cause di forza maggiore, saprà dar battaglia e partecipare, secondo me, nelle zone alte della classifica, e far diventare ancora più frizzante, come piace a noi tra l'altro, il campionato di massima serie di pallamano italiano. Io poi tra l'altro stavo facendo questa riflessione, perché di ridimensionamento si parla da tutti i fronti. Secondo me il prossimo anno ovviamente avrà la meglio chi ridimensionerà di meno, no? È un po' la scoperta dell'acqua calda, se vogliamo, però chi riuscirà a rosicchiare meno quello che è il budget da poter spendere, predisporre per l'attività di prima squadra, sicuramente riuscirà a far bene. Secondo te, oltre a Bressanone e Sassari, perché tu non ti sei sbilanciato, no? Non hai fatto nomi, quali potrebbero essere nella tua testa le prime sei, ecco, neanche da play-off, ma le sei squadre che secondo te possono abitare nelle zone più alte della classifica del prossimo campionato? Ti ho detto prima, secondo me le squadre che negli ultimi anni hanno fatto tanto bene, penso a Bolzano, penso al Cassano, e penso anche a noi, a Bressano stesso, e adesso non so se mi sfugge qualche altro. Bressano siamo a 4 e ci metti Bressanone e Sassari. Siamo a 6 praticamente. Sì, io penso a queste qui, sicuramente queste daranno battaglia e saranno in prima fila per giocarsi lo scudetto, ne sono certo. Per le altre anche, non è detto che risultino anche altre squadre, poi un campionato poi apre le porte un po' a tante situazioni, insomma bisogna trovare anche certi equilibri, certe. Tra l'altro un campionato più lungo ancora, quindi faticoso.
campionato diverso, esatto, più lungo probabilmente, è ancora tutto aperto il discorso. Adesso in questo momento è molto prematuro fare quali saranno le squadre che lotteranno per lo scudetto, però sì, certo. Da quello che vedo sono molto, ripeto, sono contento, perché anche quest'anno assisteremo a un bellissimo campionato e credo anche molto equilibrato. Allora, noi promettiamo sempre 15 minuti per ospite, poi in realtà ci allunghiamo sempre, ma c'è un'ultima domanda che ti volevo fare, più sulla sfera, chiamiamola personale, ma neanche troppo. Da giocatore hai vinto tutto quello che si poteva vincere, hai giocato, hai vissuto tutte le esperienze migliori che un giocatore di pallamano italiana possa immaginare di aver vissuto con la nazionale e coi club. Il tuo sogno adesso da allenatore? I sogni sono quelli, più che altro in generale. Io mi auguro che la nostra pallamano possa crescere a livello delle altre squadre, delle altre situazioni europee, perché siamo rimasti un po' noi, come un po' più indietro rispetto all'Europa, e quindi questo mi fa stare male, perché io poi vivo di questo, quindi ci sono dentro da tantissimi anni e ho sempre questa speranza che le cose possono andare sempre meglio e sono colmare un po' il gap che abbiamo con le altre nazioni. Questo è il desiderio principale. Spero, credo sia un po' anche quello di tutti gli addetti ai lavori, no? Certo. E a livello personale ovviamente sono tante le cose, anche perché vincere fa sempre piacere dopo il lavoro che ho fatto in questi anni, ci siamo andati vicino, e quindi insomma vorrei colmare finire con una bella soddisfazione. Questo è un desiderio sicuramente che ho. Più che legittimo, Vince, mettere la tacca a Conversano anche da allenatore, assolutamente sì, più che giusto. Esatto. Sì, si sentiva nelle parole di Tara tutta quella sensazione un po' agrodolce, no? Nel senso di quasi un po' di frustrazione di uno che ha girato per l'Europa a testa alta con la corazzata, soprattutto con la corazzata da Trieste, quindi insomma che non c'era così tanto gap, anzi tutt'altro, insomma era una compagine ed era una pallamano che si faceva rispettare anche a livello europeo. In questo momento abbiamo perso tanta strada, quindi dobbiamo sbrigarci e dobbiamo correre, farlo nel migliore dei modi se vogliamo recuperare questo terreno perso e se vogliamo continuare a toglierci qualche soddisfazione che poi porterà insomma lustro e energia positiva a tutto il nostro mondo. Certo. Grazie Tara. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao. Ciao Tara. Ciao. Secondo ospite di oggi, dopo Alessandro Tarafino, passiamo al versante femminile, ma lo facciamo con un grande esperto, un interprete eccezionale della pallamano italiana a 360 gradi, Ubi Nessing. Ciao Ubi. Ciao Matteo, ciao Gigi, ciao a tutti. Ubi, sei molto più vicino a Tarafino di quello che pensavamo, perché in realtà in questo momento non sei a Bressanone, vero? Ma in realtà potevo venire in Puglia accompagnando Giada, Babbo, perché stava lì a fare la fisioterapia, si è rotto lo scafoide e stava lì a fare la fisioterapia, e adesso con Sandra Federspira, con Eder e con il nostro direttore sportivo Verga di Fabio, col pulmino l'abbiamo accompagnata a casa sua e ci troviamo in Puglia, che era stupendo. Sì. Gigi, da una terra meravigliosa all'altra praticamente. Dilettevole, se vogliamo, no? Hanno fatto una buona azione, ma vi siete poi trovati in un paradiso terrestre qual è la Puglia, giusto Matteo? Esatto. Dai, direi da una terra meravigliosa all'altra, dall'Alto Adige che è fantastico alla Puglia che è altrettanto bella e stupenda, insomma. Ubi, e dicevamo della tua trasversalità, no? Giocatore, allenatore al maschile, poi allenatore al femminile, poi magari ne parliamo meglio anche insieme a Gigi di questo aspetto. Intanto vado un po' sulla stretta attualità. Bressanone in questi giorni ha ufficializzato una serie di uscite, le due straniere, Prioli e Tasic, ma anche giocatrici di casa come Abiker,
come Caroline Durwalder, Feder Spieler, è andata via anche Losio, sono arrivate Ghilardi e Pertaler e avete contestualmente confermato Prunster. Che squadra state costruendo per il prossimo anno? Ma il nostro punto di partenza era confermare, siccome nella Palamano il portiere conta tanto, noi di base con la Monica, adesso anche con la Melanie, mi dispiace per la Gruba che era una bravissima portiere, però adesso con Melanie stiamo veramente, partiamo da lì e la Ghilardi, che secondo me abbiamo puntato sulle giocatrici italiane forti, perché secondo me hanno potenzialità e vogliamo stare con le nostre anime, per dire se ci arriva una seconda ondata di Covid, abbiamo detto stiamo con le italiane e stiamo bene così. Chiaramente queste sono parole sagge di una persona che comunque conosce questo mondo. Ricordavamo con Matteo quanto sia importante un personaggio come Ubi Nessing, che conosce la pallamano a 360 gradi, che è entrato a gamba tesa sia nel mondo della pallamano giocata, nel mondo della pallamano allenata, quindi sia nella maschile che nella femminile, e quindi sa quanto è importante in questi momenti, nei momenti di difficoltà, poter contare su persone affezionate, sulle persone che sai che non ti tradiranno. Questo non vuol dire che le giocatrici straniere siano solo delle crumire, o comunque che siano solo delle persone che vengono qui in maniera fredda, però sicuramente avere la certezza che le giocatrici che hai in casa, hai la certezza e la possibilità di conoscerle al meglio, sicuramente ti tranquillizzano e ti permettono di poter lavorare nel migliore dei modi. Giustissimo Gigi, quello che dici a me fa più piacere, perché comunque penso che una Sofia Ghilardi ha un potenziale, è già presente, può far benissimo il nostro campionato, sono fiero di averla portato, anche se aveva proposte in Spagna, così di averla portata in Italia e poter lavorare con lei, per me è un onore e un piacere, e credo che anche di spirito, voi sapete come poi alla fine sono io, motivazione, passione, e siccome la pallamano adesso anche in Italia non è strapagata, perché ci sono delle ragazze con tanta passione, a me piace unirle. Ubi, al netto di com'è è andata poi a finire quest'anno, insomma in maniera un po' strana per tutti, rocambolesca, avete confermato comunque, intanto prima di fermarci col campionato, sia in campionato sia in coppa, che siete una delle prime tre squadre in assoluto del campionato, no? Per valori, l'esperienza europea l'avete confermata anche il prossimo anno, perché siete ancora qualificati alle coppe europee. Si conferma questo percorso di crescita che insieme alla società del Bressanone tu hai affrontato in primissima persona, no? Questo percorso prima con le giocatrici di casa, poi pian pianino andando ad inserire qualche giocatrice, sempre però senza stravolgere l'equilibrio. Matteo, Gigi, allora non voglio sempre ripetere la stessa cosa. Se pensiamo che 5 anni fa abbiamo giocato contro il Caldaro, contro il Campo Tours, adesso siamo lì a batterci contro il Salerno, a batterci contro il Cassano, l'Oderzo, noi il lavoro poi ha pagato e portare quelle persone, quelle giocatrici, anche con la Dunwalder e Abfalter e Schatz, portare a questi livelli non era solo un'avventura, però era una cosa bella. Adesso vogliamo magari, come abbiamo tolto la Prioli, abbiamo tolto la Tasic, vorremmo portare le giocatrici italiane a fare le protagoniste. Via. Certo. Gigi. Sì. Matteo, io come dire, sottoscrivo quello che ha appena detto Ubi, e soprattutto credo che la massima espressione di quello che ha detto si concretizza nella realtà guardando anche la partita di Supercoppa contro il Palermo, contro il Salerno, scusami il lapsus. Credo che quello sia proprio l'apoteosi, no?
di quello che può essere la quadratura del cerchio, anche di quanto possa spostare gli equilibri un portiere. Ci ricordiamo i primi 15 minuti di Monica Puster, sì, con 15 parate e un gol devastanti, devastanti, cose imbarazzanti, dove, sì, dove taglierebbero le gambe, la psicologia a chiunque, sì, infatti hanno distrutto la psicologia anche di una squadra come quella del Salerno. Sì, quindi, ma come tu bene sai, allora Monica la conoscete quasi meglio di me, però dico anche se hai anche la difesa lì che ti aiuta, certo, e dico peccato per il campionato, anche se, se, se poi è perso in casa senza, senza pubblico di uno contro Salerno, credo anche per Salerno, ma anche per lo stesso Derzo, non era facile interrompere il campionato, perché comunque ci voleva sapere a tutti i costi il valore della squadra, dove si poteva arrivare, però il nostro vantaggio è che 3-4 giocatrici che volevano volare anche per età o anche per il lavoro, come è successo con Carlo Durvalder, loro vogliono a tutti i costi un altro anno sapere chi siamo, cosa possiamo fare. E... si vogliono misurare con, sì, questa, sì, nuova esperienza. Sì, eh? Sì, sì. Certo, assolutamente. Questa è una fortuna, e questa è una fortuna infinita, bravo, sì. Anche per l'allenatore, sai. Cioè, è certo. Senti, vai Matteo. No, stiamo cambiando versante, quindi finite pure. Ci rimucchiamo le maniche per mostrare di nuovo chi siamo, anche se effettivamente il valore della squadra è un po' salita, è scesa, perché chiaramente che se hai due stranieri, hai l'Alosio, hai Caro, però comunque vogliamo dire la nostra, entrare nelle prime quattro e poi fare bene, basta. Certo. Stavo cambiando argomento, anzi non argomento, versante direi, Ubi. Tu lo dicevamo prima, personaggio davvero trasversale della nostra pallamano, hai giocato, hai allenato nel maschile, hai ottenuto anche risultati importanti lì a Bressanone nel maschile, poi sei passato al femminile, tra l'altro ti riconosciamo tutti noi della pallamano una leadership infinita, un carattere forte, una verve eccezionale. Hai dovuto cambiare qualcosa, limare diciamo qualcosa dal passaggio dagli uomini alle donne? Tantissimo, ragazzi, tantissimo. Il mondo del femminile è bellissimo perché non voglio trascurare la maschile, perché mi piace lavorare comunque con la pallamano, però loro devi svilupparti, perché altri valori, ma non più importanti o meno importanti, però capire il mondo della pallamano, e credo che loro mi hanno aiutato anche a cambiare su certe cose, magari eri più fissato, invece la femminile ti dà tantissimo, occhio a sbagliare, però ti dà tantissimo, e quei valori sono veramente fiero di poterli vivere, e mi hanno arricchito su un certo punto di vista umano, ma anche pallamanaro, perché la maschile, come voi sapete, se uno si alza dagli 11 metri ha la forza, spara, fa gol. Nella femminile è più difficile, si vedono anche nei mondiali, non voglio dire che è più tecnico, però hanno delle doti che piace. Certo. Io credo che... Belle parole, no? Ubi ci dimostra sempre grande maturità. Credo che quello che ha sottolineato Ubi sia sinonimo di una grande intelligenza ed una grande capacità di mettersi alla prova e di cambiare senza partire con i preconcetti, come dire io vengo dal mondo della maschile, io ho giocato, quindi io sono io, e quindi voi mi dovete ascoltare. Non esiste nulla, no, calato dall'alto, soprattutto nel mondo femminile, dove c'è l'aspetto intellettuale, l'aspetto emozionale, l'aspetto sentimentale, l'aspetto umorale, sono tutte cose che vincono sulla tecnica e sulla tattica. Questo è il mio pensiero, quindi riuscire ad entrare nella testa di un gruppo di ragazze e di farsi seguire e di farsi riconoscere una leadership che non è automatica e non è scontata solo perché hai giocato, è molto difficile, esatto, quindi poi adesso ho sparito la realtà, se parliamo di 5 anni fa dove la femminile era, adesso bisogna veramente lavorare tanto, perché ci sono
ci sono giocatrici veramente che hanno una potenzialità. Abbiamo puntato anche su Lavilardi, perché credo che possa fare la differenza, anzi sicuramente fa la differenza. Bisogna lavorare tanto per di nuovo ricostruire una realtà dove certi valori tipo atletica, tattica, così di nuovo prendere il suo giusto equilibrio. Volevo fare una provocazione a Ubi, no? Nel senso, la provocazione è sempre in senso buono. A 360 gradi, sempre 360, non diminuiamo le percentuali. Allora senti, no, ti volevo dire, dato che la maschile di Pressanone, come dire, ha tolto i veli, quindi non sta facendo nessun tipo di mistero sull'importanza dei movimenti della campagna acquisti, quindi anche delle ambizioni, non vorrai mica fare tanti passi indietro, dato che tu sei stato una delle prime due squadre più forti del campionato femminile, adesso che puoi convivere e giocarti il primato in casa tra maschile e femminile, quindi ci possono essere due belle realtà, sorelle se vogliamo, nello stesso palazzetto, mi vorrebbe dire che fai tanti passi indietro, non credo, dai. No, anche no. Appunto. Il fatto è che dipende sempre su cosa punti. Se tu a tutti i costi vuoi puntare per il titolo, fai bene se ti fai certi movimenti, come sta facendo anche la maschile. Se fino negli anni 85-90, dove la femminile era più forte della maschile, poi è tornata la maschile ieri, dico l'altro anno, non finalmente, però la femminile era tipo in classifica, eravamo primi o secondi o terzi, e abbiamo superato un po' la maschile. La maschile vuole a tutti i costi, anzi quest'anno secondo me puntano il titolo. Noi non vogliamo fare a meno, però non economicamente, però di concezione vorremmo puntare più sul pallamano sul Tirol, più sulla pallamano italiana. Però okay. Non diminuisco le ambizioni, sono altri punti, aspetti di... Certo, un approccio diverso, ma sì. Stai cercando un'altra squadra per arrivare sempre in vetta, mi sembra di capire. Giustissimo, no? Giustissimo. Non ci nascondiamo. Sicuramente avendo tolto l'Osio, Caro, Durvalder, Tasic, non voleva dire che adesso ci arrendiamo, no. Puntiamo sulla Ghilardi, puntiamo sulla Bertale che è venuto, sulla Malberga di Brunico, e credo che il gruppo, conoscendo anche la Sofia, vi ripeto, mi fa piacere, perché la mentalità secondo me, anche della Babbo stranamente, che è pugliese, però la mentalità è quella grintosa, quella combattente, quella... Il gruppo sarà secondo me, adesso non voglio togliere niente all'anno scorso, per il gruppo stesso sarà ancora più affettato. Bene, Ubi, volevo chiudere con... Intanto volevo riprendere una domanda che abbiamo fatto a Tarafino, però ti volevo chiedere anche un'altra cosa, perché credo che tu sia molto perfettamente in grado, arrivi molto quando parli, quando comunichi. Vorrei che mi raccontassi l'emozione con molte delle giocatrici che erano partite con te dalla 2 prima del fischio di inizio in Challenge Cup quest'anno in Olanda. Sì, il fatto è che già portarli lì, o il direttivo, ho fatto di tutto, ho fatto bene a scegliere, a fare certe selezioni, perché sono loro poi alla fine che decidono, e hanno fatto bene a costruire questa realtà. Vivere questo, ti ripeto, giocando 4 anni fa in un campionato di A2, poi arrivare lì giocando contro gli olandesi, che campione del mondo uscenti, erano da brividi. Voi mi conoscete, sono abbastanza emotivo, troppo emotivo ogni tanto. Era una è come se tu fai una pittura, inizi a disegnare, poi ti arriva fuori, stai lì davanti a 2000 persone che ti aspettano mezz'ora prima, palazzetto pieno con le nostre ragazze, è veramente un'emozione impagabile. Se mi dai 20.000 euro io
perché il bello era stare lì, poi avevo combattuto lì, magari avevo sbagliato un po' di più anche per l'esperienza internazionale. In casa poi abbiamo subito forse la prima, potevamo far meglio se eravamo preparate mentalmente un po' di più come esperienza, però era una cosa indescrivibile. Tu sei emotivo e anche sognatore, credo. Che sogno ha Ubin Essing da allenatore? Il fatto è che ero sempre un allenatore che io vorrei lottare o contro la retrocessione o per vincere qualcosa, essendo in metà classifica. Devi avere un obiettivo. Sì. Non ti piacciono le cose semplici, no, non ti piacciono le cose semplici. No, no. Hai bisogno di adrenalina. Sì, sì, sì. E poi bello è che è arrivato Babbo, che ci cambia la realtà, con il modo di giocare, il modo di vivere lo sport. È venuta Monica Princeton che cambia. Se avessi avuto sempre la stessa rosa, voi sapete che l'allenatore che ha 3-4 anni la stessa rosa, prima o poi loro si stufano, io mi stufo. E qua c'era sempre. C'è sempre il movimento, qualcosa di diverso, di lavorare, di poter fare, è quello che piace all'allenatore, a tutti forse. Certo. Gigi, ultima battuta che siamo proprio in chiusura. Niente, io volevo fare in bocca al lupo, neanche battuta, ma un abbraccio virtuale a un abbraccio che è sempre un piacere ritrovare in giro per l'Italia. E non sai mai quando e come. Io Ubi l'ho ritrovato sulle panche della Coppa Interamnia, seduto su una panchina dall'altra parte da Bressanone, dappertutto, in campo, nella femminile, nelle riunioni federali. La piattaforma che mi ha dato la Sandra maschile e la piattaforma che mi ha dato la femminile, per me è una cosa veramente importante. È vero, è vero. Quindi un abbraccio, grossa stima, in bocca al lupo, e sicuramente dirai la tua anche il prossimo anno, perché secondo me Ubi Lessing ha cambiato un po' la mentalità del Bressanone femminile, ha messo il suo imprinting, ha dato la sua energia, la sua mentalità, e sicuramente è una società che ne beneficerà come ne ha beneficiato fino ad adesso, continuerà a farlo anche nel futuro prossimo. Quindi in bocca al lupo, al prossimo anno. Grazie a voi anche, perché siete d'aiuto a portare avanti questo sport. Matteo, che adesso tre mesi che ha fatto le conferenze, e comunque siamo una realtà. Grazie anche a voi. Grazie Ubi, sei sempre gentilissimo. Grazie Matteo, grazie Gigi. Grazie Ubi, grazie Gigi. Noi ci sentiamo la settimana prossima, Gigi. Un abbraccio, a presto. Buona palla a mano a tutti, alla prossima settimana, ciao. Tiro e un gol pazzesco in una rete incredibile, Coniglio tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco.